Io mi chiamo Tiziano Novelli, sono il presidente dell'associazione culturale La Tribù dell'Arte e stasera sono qui sia come regista di questo film che abbiamo fatto in Palestina, tra la Palestina, l'Israele e l'Italia, ma anche come musicista perché alla fine daremo un piccolo contributo insieme al mio gruppo, il Controsenso, che è musica etnica. Quindi questo è stato un film che abbiamo girato in Palestina nel 2005. Veramente con pochissimi mezzi, ma tanto cuore. È praticamente la storia di. Questo film racconta il dramma israelo-palestinese attraverso un viaggio, che è quello del cibo. Quindi, infatti, i due protagonisti sono due cuochi: uno israeliano di fama internazionale, che si chiama Erez Komarovsky, e l'altro è palestinese, un ragazzo di 24 anni, allievo di Joseph Asfur, che è stato il cuoco di Arafat. È un film che è ricco di emozioni, ci sono tantissime interviste anche piuttosto toccanti, drammatiche, ma anche un film ricco di musica, immagini bellissime, che praticamente è un film che cresce piano piano, fino ad arrivare ad un finale diciamo, che dà molta speranza. Questo era un po' quello che volevamo. Cioè raccontare un dramma, però non facendo vedere scene drammatiche di sangue, ma che fosse un po' così, In tutto. realtà qualche scena si vede, Sì. diciamo, non è proprio così edulcorato come lo Vabbè, stati insomma. dicendo. No, è che volevamo porre l'accento sulla possibilità comunque, sempre, di dialogo. Infatti, i due cuochi sono appunto per questo, uno israeliano e uno palestinese, proprio perché una pace è possibile, bisogna crederci, anche se tante volte ci si sente stupidi a credere negli ideali, però bisogna crederci perché altrimenti è inutile vivere. E quindi era proprio un dare una voce a chi generalmente non ce l'ha. Perché, come diceva la giornalista di prima, ecco, leggiamo cose che non esistono, l'informazione è manipolata, ci raccontano cose che se invece uno va sul posto vede che la realtà è un'altra. E quindi, ecco, qua hanno voce, le persone che generalmente non parlano. Scusa se t'ho No, interrotto. no. Comunque questa è la storia di questi due cuochi che si incontrano a Roma e fanno praticamente una cena a favore della pace. Quindi il finale di questo film proprio si svolge a Roma, a Villa Piccolomini. Magari adesso possiamo Questo perché mandare voi qualche. vedrete solamente qualche Sì, stralcio, quindi chiaramente non si pochi ha minuti senso. perché purtroppo non c'è il tempo, dura 50 minuti. Ed è stato un film che ha vinto il primo premio nel 2007 come miglior film al Festival Un Film per la Pace. E noi stiamo cercando una distribuzione per appunto divulgare questi messaggi e dall'altro anno insomma ancora E infatti ci dicono appunto piuttosto. che Rai 3 non è interessata perché non è nel loro target, è chiaramente un film che non ha un obiettivo esclusivamente commerciale, no? Perché pensiamo che il cinema, pensiamo che tutto quello che ha a che fare con le immagini poi serva in realtà a informare e siamo anche convinti, e abbiamo avuto riscontri quando è stato proiettato, che la gente vuole vedere queste cose. E non soltanto quello che gli viene propinato da Rai e Mediaset, eccetera, eccetera. Comunque, questo la luce.
Cancelli il cosetto? Dai. Peccato che non potete sentire la musica. È il volume al massimo, lì forse. In Rome, I can move all over without a document. In my country, I can't do this. I have to carry my ID wherever I go. Even if I don't have any documents, absolutely. I have to spend in the prison like 2-3 months. So it's very, very, very hard life. Because you know, the people who live in Jerusalem, who carries the Israel ID, face a very big problem. Because if you want to go to the Israeli side, it's very hard, a lot of checkpoints. And also, if you want to go to the Palestinian side, the West Bank, also, it's very hard. So they will not let us get in. So we live in a big jail. The name of this jail is Jerusalem. All of this just to state and to take care of our culture, our houses, and we pay for this. I am Jabba, good friend. He's here my shop. He's my friend Khalid. Hello. Hello. Tender moment, but I don't dream of love. I really wonder why I don't dream of love. A lot of friends talk about, oh well, you know, it's just like that. It's just one of those special kind of things. One day it happened for you, but it never happened for me. I don't dream of love. I was born to a Polish family, so my mother and my grandmother didn't cook, you know, with olive oil or with fennel or with eggplant. It's only very recently that all those things got into the repertoire of the kitchen. And the first thing that I remember from the taste I remember of my neighbor, whose name was Esther. She came from Alexandria, Egypt, and she used to cook little burritos and very small cookies.
and excellent dishes with eggplants. And it was all new to for me. And I drank coffee with her, with cardamom and lacerda, which is a kind of salted fish. And it, I was lucky because, you know, for a boy that came from a Polish family that is used to eat gefilte fish and sweet carrot salad, it was a revelation for me. Non so, veramente queste persone mi hanno dimostrato, anzi per me è stato un grande insegnamento stare lì, perché un po' sono partito con un po' di paura, pensavo che cosa andavo incontro, in fin dei conti sono stato 10 giorni a Gerusalemme, 5 giorni in a Tel Aviv e 5 giorni a Gerusalemme. Mi avevano detto devi stare attento, se vai nel supermercato vedrai ci sono le guardie che comunque ti perquisiscono, devi stare attento a dove vai, come ti muovi, nei bar. Io sinceramente sono stato di una tranquillità incredibile, ho vissuto quei giorni come una vacanza, lavoro bellissimo, ho conosciuto gente che veramente mi ha insegnato a vivere, e nonostante le grandi difficoltà, perché specialmente dalla parte palestinese non hanno niente. Io ho conosciuto, diciamo, Joseph Asfour, che stava a Ramallah. È stata un'esperienza un po' drammatica, perché siamo passati accanto al muro di Sharon e c'era un checkpoint dove praticamente a un certo punto è andata via la luce e siamo stati circondati dagli israeliani, dai militari israeliani, che tra l'altro erano tutti ragazzi di 17-18 anni, quindi ragazze e ragazzi giovanissimi, sembravano veramente marziani, perché erano super blindati, avevano soltanto gli occhi scoperti. E passando questo checkpoint, vedete, siamo arrivati, la strada distrutta, i palazzi distrutti, mentre invece la parte israeliana era tutta quanta curata, bella, bastavano pochi metri e tutto, non c'era. Questa cosa mi ha lasciato un po' sconvolto, perché non riuscivo a capire, questi ragazzi palestinesi che veramente cercavano del tutto per poter inserirsi, no, nella società, ma erano ostacolati in tutti i modi, non avevano la possibilità di manifestare la loro capacità nel lavoro, nell'arte, insomma in tutte le cose belle, e questo mi ha un po' lasciato sconvolto. Però nonostante tutto, insomma, abbiamo cercato di intervistarli, che stanno un po' nella parte finale del film, e dicono delle cose così toccanti, così profonde, che veramente un ragazzo giovane, solo perché vive una situazione, una condizione così drammatica, riesce, diciamo, a tirare fuori questa grande umanità, questa grande capacità di percepire la realtà della vita in un modo diverso rispetto a noi che viviamo in una condizione più agiata, meno anche più nel mondo dell'illusione, insomma, per capirci, perché qui bene o male. Vabbè, interrompo un attimo Tiziano, scusate, perché secondo me si sta un po' allungando. No, la cosa importante veramente è che loro in questa piccola cosa ci hanno creduto talmente tanto che speravano che la loro voce arrivasse in tutto il mondo, quindi
Questo è un po' difficile, però ecco, noi abbiamo condiviso proprio questa speranza che era nei loro cuori e quindi ecco, anche se in piccolissima parte, anche se soltanto ha toccato una persona, noi siamo contenti. E poi c'è un'associazione anche, che a un certo punto si vede molto importante, che è quella dei Parent Circle, che sono i parenti delle vittime della guerra da ambedue le parti, che veramente ecco, sono l'esempio della gente che ha avuto vittime. C'è un'intervista a uno dei fondatori, il quale ha perso ben due figli, e che comunque non conoscono l'odio, hanno rinunciato all'odio, si incontrano sempre e soffrono insieme e lottano per la pace. Ecco, io penso che è proprio i loro ideali che noi dobbiamo fare nostri e cercare di combattere nel nostro quotidiano, ognuno come può, cominciando ognuno da se stesso. Basta.